Un giorno il Napoli giocava contro la Juventus, l'avversario più forte e più atteso. L'arbitro fischiò un calcio di punizione a due dentro l'area di rigore, quindi troppo vicino alla porta per pensare di poter calciare il pallone sopra la barriera e poi farlo abbassare in tempo e fare gol. Mancava lo spazio, era fuori discussione. A meno che non ti chiami Diego Armando Maradona. C'era qualcosa su quel pallone, ne sono sicuro. O degli uccellini che lo pilotavano, tipo in alcuni cartoni animati, e che lo abbassarono al momento giusto per farlo passare tra la traversa e il portiere. O qualcuno dall'alto, che ne so, il gran signore del calcio, che riusciva a far compiere a Maradona giocate che a nessun altro riuscivano, che non si potevano spiegare con le leggi della fisica o della logica. O forse era solo la magia di quel piede sinistro, capace di cose che lasciavano gli appassionati di calcio a bocca aperta.